Buongiorno amici, ma soprattutto amiche di My Own Workout. Sono un attimino nello studiolo, zibaldone alla mano con un po' di appunti. Oggi un reminder, poco prima di andare a fare una session di allenamento, Oregon Track Team Track Club Pre. Questo è un regalo, una bellissima t-shirt canotta regalatami da un mio allievo Francesco, che colgo l'occasione per salutare. Allora, reminder di oggi, ed è il titolo del vlog, della pillola. Avete un programma di allenamento, punto di domanda, seguitelo, perché allora, se contattate un allenatore e l'allenatore vi dà scusate un attimo perché sono pieno di zibaldoni oggi, un piano di allenamento bimestrale, queste disposizioni qua, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e poi a ripetizione, non sono quello che non devono essere interpretate questi blocchi di allenamento, questi mesi, queste settimane, come quello che in inglese viene definito straight jacket, ovvero una giacca stretta. Se la settimana ha una precisa disposizione, lunedì facciamo quello, il martedì si fa un'altra cosa, la domenica c'è l'uscita lunga e non il lunedì l'uscita lunga, la qualità è messa il giovedì e non il sabato, c'è una ragione. Quindi voi, molti di voi, parlo alla moltitudine, non vi sentiate chiamati in causa in prima persona, chi ha la coda di paglia si riconoscerà in questo video. Questo, come mi sono scritto qua, è appunto un reminder. Vi ricordo alcuni punti principali e torno a martellare. Allora, quando voi contattate un preparatore, un allenatore o un personal trainer, come nel mio caso, e spendete soldi per acquistare una tabella, voi dovete avere poi fiducia e fare quello che vi viene prescritto, non che poi vengono fuori su WhatsApp, ricevo dei messaggi tipo ho un esempio segnato qua: ciao Mattia, oggi ero spompato, faccio un test sui 3 km oggi o aspetto giovedì visto che c'è un 1500 in programma? Allora, in questo caso il soggetto in questione ha fatto di testa sua, perché ha un test praticamente dietro l'angolo, non prescritto dalla scheda che ha pagato, sta continuando a fare dei test ad ogni sessione, 4 sessioni a settimana, lui ha un test sui 3000 da fare, in ognuna di queste uscite di corsa sta facendo un test su 3 km alla fine di quello che gli prescrivo. Lui aggiunge dei 3000 test e mi scrive: oggi non è andata bene perché ero spompato. Caro ragazzo, per forza non va bene oggi, sei spompato. Perché? Dove hai trovato scritto sulla scheda fare un 3000 test dopo ogni sessione di allenamento? Quindi, se sei spompato è perché hai voluto fare di testa tua. Oppure, gente che vuole provare ad innestare qualche cosa: sono sotto programma di allenamento, ma domenica mattina, nel bel mezzo di una preparazione, magari ho un test tra 2 settimane, ho provato a fare downhill e sono caduto o caduta e sono dovuta stare ferma o fermo per 7 giorni, 8 giorni. Allora, io come posso aiutarti se vengo a sapere, mi informi della cosa a danno fatto?
già in essere. Cosa potrei dirti? Cosa potrei dirvi in questo caso? Sono un po' cavoli vostri, se poi succedono delle cose, sono spompato, sono caduto, mi sono fatto male, eccetera, eccetera. Quindi, se avete acquistato un programma, e qua mi riferisco agli acquirenti tabellari, quelli che io definisco i tabellari, che poi pensano di poter fare tutto da sé, perché arrivano già con la convinzione di avere conoscenze e non hanno bisogno di nient'altro se non avere il foglio scritto e seguire la tabella, ma no, se non fate nemmeno quello, che andate a personalizzare, e poi andare a, diciamo, raccogliere i cocci a danno già fatto è più difficile. Quindi curare, è meglio prevenire che curare. Come si previene? Pagate la scheda, seguite la scheda, state sulla traccia. Un altro trend che sto registrando ultimamente, da osservazioni o poi da messaggistiche che mi arrivano. Altro messaggio tipo: ciao Mattia, domenica vado a fare la gara al posto, la gara X al posto del collinare prescritto. E cosa ti devo dire? Hai già fatto l'iscrizione? Hai già pagato, magari, possibilmente, o solo per iscritto? Cosa ti devo dire? Se hai deciso senza consultarmi, vai, ok, vai a farla. Cosa devo dire? Però una relazione più sana coach-atleta è fatta di comunicazione costante. Vuoi fare delle gare? Volete fare delle gare? Come tanti di voi fanno, che sono quelli che seguono la linea più giusta, tirano giù un calendario anche di eventi e date scritte a mano, me le girate e insieme valutiamo se una gara può essere sostituita al posto di un collinare, se ha le giuste caratteristiche, se una gara infrasettimanale, visto che adesso stanno rientrando e stanno riattivando le notturne, le serali, può essere sostituita ad un allenamento di qualità, o il martedì, o il mercoledì, o il giovedì, o intercambiare i giorni per utilizzare la gara serale notturna al posto di un allenamento di qualità, sono cose che vanno valutate assieme. Un'altra cosa, in alcuni programmi dove scrivo al termine della settimana test o gara, ok? Se il test è finalizzato per un 5.000, quindi per tenere un certo passo sui 5 km o sui 10 km, se poi decidete di andare a fare una cronoscalata di 10 km in montagna, arrivando da... Perché va il gruppo, ok, tutto va bene, tutto bello. Se però si era pattuito e progettato di fare una settimana che portasse a un test sui 10 km piani, voi in settimana avrete fatto un certo ciclo di allenamento e certe sessioni sul passo, sulla tenuta, sulla reattività, ok. Andare poi a fare una gara che dalle caratteristiche diametralmente opposte a quanto preparato in settimana, senza interfacciarsi col sottoscritto, poi io lo vengo a sapere, a volte lo vengo a sapere, ma neanche direttamente, perché vedo certe cose che fate nelle mie brevissime peregrinazioni di scrolling su Facebook, che non commento nemmeno, vedo e non commento nemmeno. Perché perlomeno quando poi fate le cose,
aggiornatemi, anche se poi lo vengo a sapere dopo, quindi anche in quel caso lì, ho fatto la gara, ok, l'hai fatta, va bene, registro il feedback e il fatto che tu mi stia facendo reportage della gara, però anche lì c'è un preparatore, si discutono le scelte con il preparatore, poi non è che il preparatore dica devi fare per forza, si trova sempre un compromesso per fare le cose in modo intelligente. Un'ultima cosa, e questo lo osservo anche direttamente e indirettamente, ci sono alcuni atleti infortunati, ok? Siete infortunati, quindi state facendo meno allenamento, si è deciso di togliere una certa tipologia di fondo e andare su fondo più morbido, quindi sterrato, erba, ok? Come mai vi vedo sempre iscritti alle gare della domenica, se siete infortunati? Domanda, punto di domanda, perché poi questo qua è anche un trend, vi vedo iscritti alle gare della domenica, però non vi interfacciate con me e io non vengo a saperle le cose direttamente. Quindi, questo è un reminder, non ho fatto riferimento, ho fatto delle, portando degli esempi che mi sono segnato qua, non sono andato specifico su dei soggetti in particolare, chi si sente chiamato in causa si riconoscerà da questi esempi e da questi aneddoti che ho raccontato. Quindi, più ci si interfaccia, più c'è miglioramento, sia per l'atleta che per l'allenatore che riesce a migliorare sempre più la propria capacità di calibrare e modificare le cose in base a, alle circostanze, facendo dei compromessi tecnici che possano giovare al percorso di allenamento dell'atleta. Io vi chiedo una cortesia, non fatemi venire a sapere le cose indirettamente dai social network, allora in particolare, direttamente io non guardo cosa fate sui social. Se siete soprattutto atleti seguiti direttamente, ovvero che siamo in contatto tramite messaggistica privata e possiamo comunicare direttamente, quando fate le cose, quando volete che io venga a sapere delle cose, comunicatemelo per via diretta, con dei vocali, mi telefonate, mi mandate dei messaggi, di quello che fate e pubblicate sui social network, sappiate che io guardo il 5% di quelle cose che fate. Quindi, attenzione, da me ce l'avete in via diretta. Quindi tutti quelli che sono seguiti e stanno avendo ottimi risultati già da diversi anni, che sono i miei allievi, fanno così. Se volete seguire la via della classificazione tabellari, quelli che io chiamo, identifico tabellari, sappiate che avete una possibilità di raggiungere o migliorare le prestazioni o le performance limitata ad almeno su una percentuale globale, le vostre possibilità sono limitate al 65-70% di un potenziale. Detto questo, vi saluto, lo zibaldone si chiude qua, mi raccomando, meditate su quanto esposto. Detto questo, vi saluto, sono pronto per il mio workout. Tutti gli altri, se hanno commenti, domande, se lo pubblico su YouTube questo video, se anche voi avete punti di vista sul rapporto coach, atleta, allenatore, atleta seguito, scrivetemi le vostre esperienze qua nei commenti
qua sotto. Come sempre avete tutti i link per contattarmi in descrizione. Da My Own Workout Oregon Track Club Pre per oggi è tutto. Allenamento intelligente e come sempre a bombazza!